Da Caporetto a Baghdad, il titolo del nuovo libro di Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera in gran parte delle zone di guerra del Medio Oriente, uno sguardo che parte dal primo conflitto bellico mondiale e arriva alle stragi del Califfato. Questo libro è anche un libro di storia. E conoscere la storia non fa male, e soprattutto la storia che ci è vicina, cioè come i fatti sono, che sembrano anche apparentemente distanti, apparentemente remoti, sono invece immanenti, com'è la prima guerra mondiale, specialmente per il Medio Oriente. Però è un Medio Oriente che non è così distante, perché noi abbiamo il fenomeno dei migranti, perché abbiamo le coste della Libia che sono veramente a poche ore di canotto addirittura dalle coste del nostro paese. Quindi un libro che vorrebbe insegnare, visto che stiamo parlando dei giovani, ma non solo ai giovani, ma comunque a tutti, di rileggere la storia e di non pensare che i drammi lontani non possano diventare vicini, che quelli che sono anche temporalmente distanti siano poi così remoti, perché possono tornare. Un libro che parla di storia, ma che lancia anche un messaggio chiaro all'Europa. Un messaggio da un inviato che per oltre 30 anni ha seguito le guerre che ci stanno attorno, in Medio Oriente ma non solo, Afghanistan, Pakistan, Ucraina, e che vede questa Europa sempre più debole, sempre meno consapevole di se stessa, addirittura sull'orlo dell'autodistruzione, senza rendersi conto che attorno ci sono appunto guerre, conflitti che potrebbero riportare l'Europa, non dico a 100 anni fa, ma situazioni di gravissima tensione interna.